Storie italiane. Il pescatore e sua moglie. Un pescatore e sua moglie vivevano su una scogliera vicino al mare. Ogni giorno il pescatore andava sulla scogliera per pescare i pesci per il pranzo. Era felice della sua umile vita, ma sapeva bene che la moglie non lo era. Era sempre arrabbiata. Guarda questa orrenda capanna! L'odore mi fa stare male. La pulisco giorno e notte, ma non basta mai. Il pescatore amava sua moglie, ma lei non la smetteva mai di lamentarsi. Nei bei giorni in cui riusciva a prendere due pesci, la moglie ne chiedeva tre. Quando le portava il mango, lei chiedeva le pesche. Non c'era niente che potesse fare per renderla felice. Oh, cara, cosa posso fare per renderti felice? Portami via da questa puzzolente capanna. Sarò felice. Un giorno il pescatore andò a pescare vicino alla scogliera. L'acqua era calma e blu. Si sedette lì con la sua canna da pesca. Passarono alcune ore e si stancò. Immagino che oggi mangeremo solo frutta. Oh, aspetta! Sento qualcosa! Il marito strinse forte la sua canna da pesca e cominciò a tirare. Oh, com'è pesante! Deve essere davvero grande! Quando ebbe tirato sull'amo, fu sorpreso di vedere una platessa. Era colorata e sgargiante. Oh, una platessa! Come mai è così pesante? Forse ha mangiato troppo? No, pescatore, non è questo il motivo per cui peso più degli altri pesci. Che cosa? Hai appena parlato? È davvero successo? Come fai a sapere il mio nome? So molto più su di te. Non sono un pesce normale, ma un principe incantato. Lasciami stare, che tanto non sono buono da mangiare. Per favore, non uccidermi! Oh, non dire altro! Non ucciderò certo un pesce parlante! Vai, vai via! Ah, grazie! Il marito non vedeva l'ora di raccontare a sua moglie del pesce. Si precipitò a casa, dimenticandosi però di non avere alcun pesce. Tesoro, ho qualcosa da dirti! Corri! Che cosa? Nessun pesce? Oh, no! Avevo preso un pesce, ma mi ha parlato, dicendomi di essere un principe incantato. Che cosa? E poi che è successo? E poi l'ho lasciato andare. Ora è in mare. Hai catturato un pesce incantato e l'hai lasciato andare così. Perché mai? Siamo poveri e affamati. Viviamo in una capanna che puzza. Avresti potuto chiedere una casa migliore, almeno. Come può darmi una casa? Lui non può farlo. Dobbiamo essere felici con ciò che abbiamo. Sarò felice quando avrò una villetta. Non hai detto che era un principe incantato? Hai risparmiato la sua vita. Lui può fare tanto per te. Torna indietro e chiedi una villetta. Il marito esitante tornò al mare. Con sua sorpresa, l'acqua era diventata un po' verde e gialla. Pesce magico, puoi sentirmi? La platessa venne subito in superficie, come se stesse aspettando il ritorno del pescatore. Mia moglie è infelice. Cosa vuole? Lei vuole una villetta. Torna a casa e vedrai. Il marito tornò e vide che sua moglie era in piedi davanti alla porta di legno di una bellissima villetta, ben tenuta e pulita. Aveva anche i mobili e un camino. Tesoro, guarda! Questa casa è molto più grande e più pulita! Sì, abbiamo anche un camino. È bellissimo, non credi? Sei felice adesso? Possiamo vivere qui per sempre? Per sempre? Poi ne riparleremo. Andiamo a mangiare e poi subito a letto. Quella notte la moglie non riuscì a dormire bene. Continuava a pensare a cosa poteva renderla felice.
Si svegliò di buon'ora, aspettando il marito al tavolo da pranzo. Buongiorno, marito. Ascolta, questa casa è piccola per noi. Io voglio un palazzo e voglio essere una regina. Vai dal pesce e chiedili di darci un palazzo. Che cosa? Perché vuoi diventare una regina? Questo è abbastanza per noi. Lascia decidere me. Vai dalla platessa e fammi una regina. Il marito se ne andò esitante verso il mare. L'acqua era viola oggi e il vento era molto forte. Pesce magico, puoi sentirmi? Mia moglie non è felice. Cosa vuole? Lei vuole un palazzo e vuole diventare una regina. Torna a casa e vedrai. Quando il marito tornò, la villetta era sparita. Al suo posto c'era un grande palazzo con grandi porte di bronzo. C'erano molti servitori che correvano in qua e in là. Vide sua moglie seduta su un trono. Aveva una corona in testa. Sei una regina adesso? Sì, sono una regina. Questo è bello, non è vero? Non sei felice ora? No. Essere la regina non è abbastanza. Voglio diventare l'imperatrice. E? Cosa? So cosa stai pensando. La platessa non può renderti imperatrice. È impossibile. Non lo puoi sapere? Vai da quel pesce e fammi diventare l'imperatrice. Il pescatore tornò esitante verso il mare. Guardò l'acqua, che era marrone, e si chiese cosa fosse successo. Pesce magico, puoi sentirmi? Mia moglie non è felice. Cosa vuole? Lei vuole diventare un'imperatrice. Torna a casa e vedrai. Il pescatore tornò a casa chiedendosi se sua moglie sarebbe stata felice. Quando raggiunse il palazzo, vide che le porte che prima erano di bronzo adesso erano d'oro. Il palazzo era diventato ancora più grande. Dentro sua moglie sedeva su un trono tutto d'oro. Tutti i ministri e i re erano seduti ai suoi piedi. Aveva una sfera d'oro in una mano e uno scettro in un'altra. Cara, sei davvero un'imperatrice adesso? Sì, lo sono. Non ti avevo detto che il pesce ci sarebbe riuscito? Sì, è vero. Sei felice adesso? Oh, non lo so. Vedremo. Abbiamo avuto una lunga giornata. Dobbiamo andare a dormire. Il pescatore era preoccupato che sua moglie avrebbe fatto un'altra richiesta, ma era stanco per aver corso tutto il giorno. Cadde subito in un sonno profondo. Ma la moglie non riusciva a dormire. Si mise a sedere pensando a cosa potesse renderla felice. Passò una settimana. Ogni notte il pescatore pregava perché sua moglie fosse felice, ma ogni notte la moglie si sedeva sul letto a guardare la luna e le stelle. Finalmente una notte si stancò. Voleva riposare, ma... Che cosa? È già mattina? Come osa sorgere il sole? Non sa che non dormo da una settimana? Marito, svegliati! Voglio poter controllare il sole e la luna. Non voglio che si muovano senza il mio permesso. Voglio diventare l'onnipotente, l'ignoto. Che cosa? Per favore, smettila! Non posso tornare indietro e rischiare le nostre vite. Non rischierai le nostre vite. Io le possederò entrambe. Niente ci toccherà mai. Vai dal pesce e fammi diventare l'onnipotente. No, cara. Tu non sai che cosa stai chiedendo. Non ce la faccio più. Se non parti ora, sarò triste. Molto triste.
Il pescatore voleva vedere sua moglie felice, ma sapeva che questa richiesta era molto sbagliata. Fuori le nuvole cerchiavano il mare e il vento ruggiva. Oh, quando finirà? È tutto sbagliato! Oggi l'acqua è talmente nera. Sono davvero spaventato. Pesce magico! Puoi sentirmi? Pesce, mia moglie non è ancora felice. Cosa vuole? Vuole diventare l'onnipotente. La sconosciuta. Torna a casa e vedrai. Il pescatore tornò di corsa indietro. Oh, non so che fine abbia fatto mia moglie adesso. Devo correre lì. Oh no, cosa? Il pescatore si rese conto che sua moglie era sparita. Non si trovava da nessuna parte. Cercò e ricercò. Corse di nuovo al mare. L'acqua era calma e limpida. Le nuvole erano sparite e il sole splendeva. Pesce magico! Oh, pesce magico! Per favore, puoi sentirmi? Per favore, torna! Che cosa hai fatto a mia moglie? Ho esaudito il suo desiderio. Lei voleva essere l'onnipotente e sconosciuta. Questo è diventata. Nessuno ha mai visto l'onnipotente. Lei ora è sconosciuta a tutti. No, per favore, ridammela. Non si annulla un desiderio, pescatore. Aspetta, so che fare. Fino ad ora ho chiesto solo per mia moglie. Hai esaudito i suoi desideri. Ma io sono quello che ti ha salvato la vita. Concedimi un desiderio. Hai ragione. Cosa vuoi? Il pescatore sospirò profondamente. Vorrei che mia moglie fosse felice. Torna indietro, amico. Ha già tutto ciò di cui ha bisogno per essere felice. Il marito si affrettò a tornare a casa. Era sorpreso. Vide sua moglie in piedi davanti alla porta della piccola capanna, ma non era più puzzolente. Corse verso sua moglie. Oh, sei tornata! Sei tornata! Sì, caro. Mi sono resa conto che palazzi e troni non possono comprare la felicità. Andiamo a casa ora. Da quel giorno in poi, il pescatore e sua moglie non ebbero mai fame per un solo giorno. La moglie si era resa conto che la felicità sta nelle cose semplici e vissero felici e contenti.